Una lite familiare per futili motivi è iniziata sui social. È stato fermato il presunto autore dell'omicidio di Giovanni Colaianni, il 43enne freddato nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi sotto casa in via Napoli. Due colpi di pistola sparati a distanza piuttosto ravvicinata e per l'uomo con precedenti non c'è stato più nulla da fare. I carabinieri hanno chiuso il cerchio in appena 24 ore dando esecuzione a un decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica del capoluogo nei confronti di un 24enne di Bari disoccupato con numerosi precedenti di polizia, ritenuto l'esecutore materiale dell'omicidio, secondo la ricostruzione emersa a seguito delle attività investigative dirette dal sostituto procuratore Desiré Di Geronimo. Il movente dell'omicidio sarebbe riconducibile a una lite nata poche ore prima e per futili motivi tra alcuni familiari della vittima e dell'omicida, alimentate in una prima fase sui social con reciproche accuse e sfociate infine in un confronto personale nel corso del quale l'omicida avrebbe esploso i colpi mortali all'indirizzo di Colaianni. A contribuire alla risoluzione in tempi brevi del caso le immagini delle telecamere di videosorveglianza posizionate in via Napoli, nel cuore del quartiere Libertà di Bari.